Eccoci qua, nuovamente con il piatto servito, ma è sparito, è 30 secondi. Il piatto è sparito, non sì, il piatto è servito, il piatto è sparito. 30 secondi fa c'era ancora il piatto qua che è stato portato non via. Non solo, no, prima lui era con il bicchiere, con il vino, è rimasto col bicchiere con il vino. Siamo alla quinta edizione del Voodoo, qui la sigla, una sigla, o se ho di apertura o di chiusura. Ti ho detto, era quella la... Dalla per favore non me lo dire, ci voleva... No, quella è Ridi con noi e vai avanti, anche se poi... I pensieri sono tanti con noi, estringi i denti, dipende meglio tutto quanto. Invece questa qua, per favore non me lo dire. Tratto dalla famosa barzelletta che quando stai al telefono, pronto? Sì? No, non me lo dire. Ecco. Chiudi, siamo a tavola. Non me lo dire, guarda. Scusami. Va bene, dai, non me lo dire. Non me lo dire. Vabbè, ciao, ma siamo... Chi era? Non me l'ha detto. Mannaggia. E da qui nacque quella canzone. Bene, questa era la quinta edizione del Voodoo. Attenzione, nella settima abbiamo, o nella sesta, abbiamo riproposto la canzone finale. Era la stessa iniziale del Voodoo 1. Scusami, H mezzo Voodoo 6. Questo è l'inizio del Voodoo 6. Che ha come finale, girato a Miragica, che adesso non c'è più, rifatta, rivista, ricorretta, la canzone Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così, le mani in alto, le mani giù. Noi ballavamo. Questa qua mi piacque come presentò la canzone, come si chiama quella cantante... Preparati la programmazione dei piatti. Anna Montana. Eccola là. Vabbè, in poche parole, lei ha fatto un video musicale dove cantava con i musicisti e la gente ballava. E noi abbiamo riproposto a Miragica questo tipo di sigla. Noi cantavamo, ognuno degli attori aveva uno strumento e i ballerini e altre persone che stavano lì ballavano. Quindi la impostammo così. Questa canzone del Voodoo 6. Che non si è trovata. Del Voodoo 6. Ok, va bene. No, Anna Montana cantava una sua canzone. Sì, ho capito. Però lui ha preso spunto da questa sua invece, idea. Invece Voodoo 7 che cosa faceva? Voodoo 7. Pure strano. Pure, il cioè, stiamo parlando di... Perché pochi... 8 è molto semplice, ce la ricordiamo. Non è... Tratta dalla... Non è di quella, Voodoo 7. Quella è l'8. 8. Quella è Voodoo 8. E noi anche. Quella non vedo l'ora, non vedo l'ora di ascoltarla. Bravo, passa direttamente. Il 7 all'8, visto che quello del 7 è proprio... Ecco. Ah, queste le palline... le palline che saltano durante... Eccola. Perché è difficilina, sai? Però molto veloce. Gliela vuoi fare? Perché non fai? Guarda. Fagli vedere. Ta, ta, ta. Guarda. Una volta comincia così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente lupi né streghe cattive che non fanno ridere. La storia di uno di noi, anche lui nato per caso in TV, butta la pasta. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi, e tutti insieme proveremo a seguire più che puoi. Bella. Questa addirittura è strano che non ce la siamo ricordate, perché noi la facciamo durante lo spettacolo. Dobbiamo dire che una delle poche canzoni, non tutte, le facciamo con la band dal vivo. Oh, ricordiamo la band, Chi sono gli l'orchestra altri? L'orchestra da favola. Guarda questo piatto da favola. L'orchestra da favola. Mi piace il rosso. Grazie, fa pandan. Wow, guardate che meraviglia. Oh, ricordiamo che... me lo porto a casa questo. Abbiamo avuto anche Umberto Sardella, che spesso esce anche con te in... A cena. Va bene. E questo che cos'è? Allora, cos'è? Questo è un medaglione di Manzo, lardellato, al vino rosso primitivo Taras, con che contorni di duchessa e... Patate duchesse e... E la viola, che sono sempre le carote di Polignano. Fantastica. Ma di vari colori. La foto, che non ha più piano. Scusate, ripeto. Io non sono abituata a fare le foto, però siccome mamma questo piatto mia, fa pandanno con il maglioncino. Guarda che bello, guarda che bello. Bellissimo, facciamo questa cosa. Bellissimo, tu hai già finito Uccio, va bene. No, io sto aspettando l'ottava, la sigla 8, Sì, bellissima. Lo zinzale. Pizzica salentina. Bellissimo pezzo salentino, molto molto... Lo cantò alla notte della Taranta Fiorella Mannoia. E noi stavamo nel Salento, avevamo finito la serata e stavamo vedendo, era mezzanotte, e iniziò a cantare zinzale, io mi girai e mi dico
mi colpì questa canzone. Disse, beh, ho trovato la sigla finale del Voodoo 8. La musica l'ho trovata, le parole le andiamo a fare noi. E chiamai proprio, perché non volevo prendere spunto da quella e farne un'altra. Volevo proprio utilizzare quella, accelerata appena appena, quindi chiamammo il direttore artistico della Notte della Taranta, insomma andammo a fondo per capire se ci fossero problemi o meno. Comunque è una canzone della tradizione, quindi però lui, essendo una persona corretta, ci diedero l'ok proprio, sì, la fondazione Notte della Taranta diede l'ok a utilizzare quel brano, quella musica, e l'abbiamo appena appena riarrangiata, ma pochissimo, perché noi nella canzone diciamo mudu 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 mudu, invece realmente è zum 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 zum. Sì, si porta il ritmo. Lu zinzale, la fa sentire, perché noi siamo pronti, abbiamo il nostro DJ. Eccola, mamma mia. Vediamo. Fai sentire lo zinzale, fai sentire azienda. Mi raccomando, allora. Il modello, sono pronto. Ma ok, vabbè. Questa è la... l'originale. Ti risponde la forma? Bellissimo. E ballano al ritmo di pizzica, lei è molto brava. E noi abbiamo trasformato accelerando. Ho trovato un carabiniere, il dottore con l'infermiera. Vedi, potrebbe andare. E anche il prete che sta in preghiera. Abbiamo poco spazio. Preghiera. No, la pizzica, la sesta. Che sono già le ginocchia a pezzi. Vedi che carina. È fighissima. Non ti fai innamorare? Bellissimo, bellissimo. Infatti Uccio proprio si innamorò. Un sacco di paesaggi questo pezzo. E niente, ci abbiamo fatto la canzone Ho trovato un carabiniere, il dottore. Noi facciamo sempre le cose a capocchio, no? Allora abbiamo accelerato. Capocchia, terminologia. Beh, viene dal latino, ad capocchiam, quindi siamo i latini alle spalle. Facciamo non è vedere che... un fermo immagine alla bocca? Vabbè, il secondo, Lucio. L'ultima sigla. Chissà di cosa. L'ho smemorato di collegno e la cambata. Ci siamo divertiti anche molto a farla, veniva fuori da un pezzo russo. Bellissimo, molto bello. Un pezzo russo e anche quella abbiamo un attimino straformata, il termine giusto è straformare le cose, ed è venuto fuori questo capolavoro di sigla. Eccola là. Eccola qua. Vado di fretta, ma che giorno è? Quanti eravate qua? Assai. Di più. Assai di più. La cosa bella di questa canzone è quando arriva il tipo il sirtaki, no? Sì, tipo sirtaki. Sirtaki, sì. Ah, quello. Sì. Il ritmo del sirtaki, però. Basterà. E tardi io non so che fare prima. Andiamo avanti vorrebbe così. Vorrebbe un giorno di 48 ore. Mentre da casa qualcosa si sta vedendo. Qualcosa, ecco. Poi un crescendo, no? Sì, questo sì. Da domani farai così. Le mani in giù. È molto carino, molto carino. Allora adesso diamo un voto alle sigle, da parte vostra, dai. Ma per tu prepara di comunque il calendario, sta qua. Allora un voto, allora la prima edizione, voto, dai, da 1 a 10. Beh, quella è la da prima, 1 a 10. C'è un ballo legame affettivo. Sì, da 1 a 10. Se non do 10 do 9, sicuro. 9, tu? Al ballo del Mudù? Da un punto di vista affettivo. No, se dovete essere reali. Do 8, allora, 2. Edizione 2. Edizione 2, quella con la country, 17. Stiamo sui 7. 7. Quella country? Sì, sono d'accordo con lui, 7. 7, 14. 3. Edizione 3. E su e giù, 10, 20, 4.
Ti dico noi, 10. 10, perché la canto ancora oggi. Devo cantare una canzone perché sono tre, è ritmata, è veloce. Sono uno che per niente si accontenta, e che tutto il possibile vuol fare. Questa non l'avevi fatta prima, non l'avevi fatta. Ti dico noi, ho capito. E questa è la strofa. Ti dico noi il ritornello. Vabbè, 5, edizione 5, edizione 5. 5. Carina 7 7 7 non me lo dire, è stata molto carina la 6, l'abbiamo sentita prima 6 la 6 però abbiamo sentito quella iniziale, quella finale manco me la ricordo, chissà qual era. Vabbè, non fa nulla, non fa nulla. 6, diamo un voto. 8 7 perché se non ci è rimasta tanto in mente vuol dire che è bella, ma c'è qualcosa no, che ci adesso piace. La vediamo, direi porca miseria, quella è edizione 7 quella che quella è quella di Fiorella Mannoia, no? No, no, quella è 8, quella è 8. Ah, quella è prima, io, quell'altra. Un 9. No. 9. Ah, 7. Vabbè, inventati un voto. Do dai, il 9, do il 9. Sono sicuro che un 10 non glielo piaceva, dai. Mi piaceva, no, non è un 10. Non è un 10. No, non è un 10. Non è un 10. Tra 8 e 9. 8 e 9, va bene, sì. Ok. Invece do 10 sicuramente a Mudun. Con lode. Con lode. Ah. E do un 9 a Mudun 9. Quindi tu con lode l'8? Sì, sì, assolutamente. 10 solo? Quindi vince la sigla 8. Sì, secondo me 8. 8. Questa me la cantate alla fine, vai col calendario, siamo allora, alla fine. Calendario. Sì. Dunque, la domenica non no, è detto. Domenica no, non è detto che si deve per ma fare. Scusa, la alla settimana fine, quando comincia? Da lunedì. Lunedì. Legume. A me un lunedì mi piacciono le legumi. Quindi rob di lenteche, rob di ceci, pasta ceci, menuecchi. Martedì c'è il recupero del sugo della domenica. Quindi martedì avai non lo so, l'avanzo. Con l'avanzo. Ma tu scherzi, uno la domenica il ragù ne fa di più apposta, perché poi il martedì si deve ricordare quanto era buono la domenica. E quindi diciamo che il martedì è roba di sugo. Di sugo, ok. O per esempio, che ti devo dire, se ho fatto la pasta al forno, la salto in padella, quella si azzecca e fa tipo l'assassina. Presente l'assassina? Sì. Schiaccia la padella e fa tipo la. Quindi martedì roba di sugo. Il mercoledì il riso. Il riso. Quindi o i patan risecots, o il risotto, o sai, queste cose qua. Sembra dunque, mamma. No, io. Dico come giovedì, faceva. A casa della nonna il giovedì si mangiava di cannelloni, cannelloni. Alla bolognese, cannelloni, okay. Quella cosa là. Venerdì rob di pesce, quindi lo spaghetto con la cozza, il brodo di luzzo. Mi piace quando fa lo spaghetto con la cozza. Questo è così, così. Brodo di rob di pesce. Sabato. La brodo, brodo a caldo per sciacquare il brodo. È proprio classica. Brodo o minestrone, sì, io c'ho il modello classico della cucina. Le braciole. La domenica, la rob di braciole, la rob di pasto forno, la rob di lasagne. Quella, oppure se vogliamo fare un pesce al forno, capito? O un, che ti devo dire, un risotto al mare ogni questo tanto. La domenica? Sì, per variare, okay, una domenica. Ok, bene, allora intanto vorrei ho detto tutto, il caro Domenico, così abbiamo chiuso, lo ringraziamo, lo saluto, grazie per averci ascoltato. Grazie, Domenico. Venga, quando si però, rimanga qua con la prossima. Assolutamente sì. Se ci invitano, noi qua vediamo questa puntata con la sigla top, che loro hanno giudicato, dell'edizione numero 8 del Mudù, che speriamo torni ancora, perché il Mudù ci fa compagnia. Certo. Senza Mudù non è più un bel ragù. Puntata così, va bene. Allora, adesso vi lasciamo con loro che ci canticchiano questo pezzo. Tutti amici, tutti con amici, tutti amici. Se non sbaglio. Io vorrei fare un augurio, un in bocca al lupo che tutto finisca presto per gli amici ristoratori e gli amici del palcoscenico. Tutti grazie Domenico, ecco, gli amici. Apprezziamo bravo, il tuo augurio, grazie. Complimenti. Grazie. Mi piacerebbe che lei faccia con me. Sì. Mudu. Questa ti parla della scuola. E adesso che stiamo per terminare si spegne. Grazie a tutti, e grazie. E noi finalmente ti stiamo a mangiare. Grazie a Uccio, grazie a Uccio. Ti posso toccare. Accendi la grazie a te, grazie. Grazie a tutti. Grazie Vito, ciao a tutti. Il piatto è servito. Mamma mia, come me sono fatto, mamma mia. Canzone che tu canterai con me. Cantala e ricordati che è meglio ridere.